Eccoci qui, cari amici della mia vita spaziale. Oggi parliamo di una cosa bellissima, di colori, di quadri, di musei, cioè parliamo di arte, ma lo vediamo subito dopo la sigla. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Era da tempo che avevo questa applicazione sul cellulare, mi ripromettevo sempre sul mio iPhone, mi ripromettevo sempre di andarla a ripescare, ma mi ha risvegliato un ascoltatore carissimo che saluto, Alberto di Torino, il quale mi ha scritto che esiste un'applicazione di Google che si chiama Arts and Culture, arti e culture, che è molto interessante soprattutto in questo tempo qua di coronavirus, di lockdown, insomma, che non possiamo girare, non possiamo andare a fare i turisti, non possiamo vedere opere d'arte. Possiamo però fare un bellissimo viaggio virtuale attraverso questa applicazione di Google. E cosa fa questa applicazione? Fa un sacco di cose. Innanzitutto ti fa vedere cosa c'è di artistico, diciamo, qui vicino, puoi mettere naturalmente i preferiti, ci sono delle collezioni, dei temi, ci sono da esplorare, diciamo, cose interessanti tipo opere d'arte ad alta definizione, dove tu puoi allargare sempre di più e vedere proprio i dettagli più piccoli dei quadri, degli affreschi, delle grandi opere d'arte. Puoi vedere dei video a 360 gradi, per esempio, quindi ovunque giri il cellulare ti fa vedere degli ambienti, dei luoghi, dei musei, delle opere d'arte proprio a 360 gradi. Puoi fare un tour nella realtà virtuale nei musei più importanti del mondo, puoi entrare proprio e visitare questi musei, e addirittura con Street View, che è la tecnologia di Google per andare sulle strade, tu puoi visitare dei luoghi famosi e di interesse mondiale. Ma ci sono tante altre cose carine che mi ha segnalato appunto Alberto. Per esempio, tu puoi vedere nel tab Esplora e poi Colori, puoi vedere dei dipinti in base al colore che tu scegli. Se scegli un dipinto e clicchi su questo dipinto, puoi visitare naturalmente tutti i quadri che si riferiscono all'autore. Puoi visitare i musei più importanti del mondo cliccando sull'omino che c'è come su Street View, e ci sono un sacco di altre funzioni, una delle quali voglio segnalarti in modo particolare, che è molto carina, perché c'è una piccola macchina fotografica su questa app che praticamente ti chiede di farti un selfie. Quando tu ti fai il selfie, cosa fa? Lui prende il tuo volto, lo analizza, sono tutti i puntini che appaiono, tutta una specie di cosa neurale e poi lui va a cercare in giro per tutto il mondo le opere d'arte, quindi i quadri, i ritratti, per esempio, nel caso di un selfie, che ti assomigliano. E devo dire che, non dico che ci imbrocca proprio bene, però insomma ti trova tutti dei quadri dove più o meno la tua fisionomia è rappresentata, quindi puoi scoprire di avere un sosia per esempio in un quadro di Rembrandt o piuttosto di Van Gogh. E non solo, ma puoi scattare una foto, trasformarla con un'opera d'arte classica, quindi dice, come dire, ti dà lo stile di quell'opera d'arte, per esempio un Van Gogh, quindi la tua foto diventa, come dire, un Van Gogh. Puoi guardare le opere d'arte addirittura a grandezza naturale, come con un proiettore, e ti puoi aggirare in maniera immersiva dentro le gallerie d'arte, e poi appunto, come dicevo prima, con i colori. Quello è molto interessante, perché tu fai una foto per esempio di un colore e lui ti trova le opere d'arte che più o meno hanno quel colore. Quindi questo è molto utile per i grafici, perché se la tua composizione grafica ha un colore dominante, tu fai la foto di quel colore dominante e per esempio puoi inserire un quadro che, fatalità, ha magari quella stessa tonalità di verde o di azzurro. Simpatico, no? Grazie Alberto per questa segnalazione e avanti tutta con l'arte. Ecco,
quello che ha fatto Alberto è stata una cosa molto importante che invito a fare tutti, cioè di segnalare queste cose, perché la scoperta di uno non è detto che tutti la conoscano, può diventare davvero una risorsa importante per tutti gli altri. Io credo molto nella cultura della condivisione del digitale. Non tenetevi i vostri presunti segreti nella vostra taschina, ma se avete qualcosa di bello che vi ha appassionato, che vi ha fatto diventare spaziale, diciamo, quello che state vivendo, e comunicatemelo, così attraverso questo podcast che raggiunge migliaia di persone può diventare patrimonio di molti. E credo che più le informazioni circolino e più produciamo cose nuove, perché la cultura digitale ha proprio questo di bello, che non è un oggetto fisico che tu puoi rubare, non c'è più di là, è di qua. No, quello che tu in digitale prendi in realtà si moltiplica, e moltiplicandosi, intersecandosi con altre cose, può produrre cose nuove, perché il digitale è davvero sempre di più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.